Dopo il grande successo riscosso a Cannes, esce ora nelle sale il film The Artist. Il nostro Lorenzo Armando ha incontrato il regista. Da un punto di vista economico, realizzare un film muto in bianco e nero nel XXI secolo poteva rivelarsi un suicidio. Così per fortuna non è stato. Il film di Michel Hazanavicius, che conosce bene il cinema degli anni venti, è un piccolo gioiello giustamente premiato all'ultimo Festival di Cannes. Ça veut dire qu'il faut se servir que d'image et... Si fa maggiormente ricorso alle immagini, a delle cose che siano fattibili, no? Anche per gli attori. Bisogna cercare di avere una storia, dei protagonisti con una loro narrazione, con una storia che si sviluppa e che poi il pubblico deve anche amarli questi personaggi. Quindi diciamo che l'obiettivo quando si scrive è lo stesso, però gli strumenti sono diversi. La maniera di lavorare, ouais. Quando gli attori preparano un film, ci sono queste prove di lettura l'uno con l'altro insieme al regista che li dirige e li accompagna proprio sul modo anche in cui dovrebbero pronunciare la battuta. Ma io direi che normalmente non sono un appassionato delle letture, non sono proprio, ne faccio normalmente poche. La cosa che mi interessa è evitare solo i controsensi, ma normalmente no. Però è la stessa cosa, perché in realtà la regia comincia all'atto della scrittura e io non volevo assolutamente dover chiedere ai miei attori di fare delle cose difficili, non fattibili. In più c'erano 40 persone da gestire, non si poteva chiedere. 40 persone che... Diciamo al posto del tono, quello che mi interessava era la leggibilità della storia. Quindi se io gli dico che deve essere arrabbiato, si capirà che è arrabbiato, perplesso, innamorato, far capire questi stati d'animo. Siamo nel 1927, Georges Valentin è un divo del cinema muto all'apice del successo. Quando l'avvento del cinema parlato lo fa scivolare nell'oblio, assistiamo alla nascita di una giovane stella del cinema, Pepe Miller. Les deux à peu près c'est à peu près pareil pour moi. Lui et... Hanno entrambi dei visi fuori del tempo e sono completamente, possono quindi essere credibilissimi e sono anche estremamente espressivi. Con lui avevo lavorato molto, con lei meno, li volevo assolutamente insieme. Lui è un uomo pieno di fascino, lei anche ha fascino, quindi ottimo, perché io volevo fare un film affascinato, un film fascinoso. Poi Jean ha un bellissimo sorriso, è un uomo pieno di energia e mi piaceva rappresentarlo così fiammeggiante all'inizio, che poi invece ha una caduta, mentre invece lei rappresenta il polo positivo, il polo luminoso, come del resto anche nella vita. E quindi ho lavorato molto anche sulle loro personalità. Donc j'ai essayé de travailler aussi sur leur personnalité en fait.